Terreni in buone condizioni, serata fresca, cielo nuvoloso che promette pioggia, ma finora ce la risparmia. Ora c'è un attacco del chiasso e Bernaschina subisce un fallo in una posizione dalla quale i rossoblù potranno tentare su calcio di punizione la via del gol. I rossoblù che sono al secondo posto della classifica con 16 punti, il Grenken in una squadra tagliata fuori dalla lotta e il sesto ha totalizzato soltanto 9 punti. Siamo al secondo minuto di gioco, il chiasso dopo un tentativo offensivo in avvio della formazione ospite ora beneficia, ripeto, di un calcio di punizione. C'è un gruppo di giocatori rossoblù in prossimità della palla, ecco un'inquadratura del portiere Knutti, già dello Zurigo. Sulla palla c'è Junior, che toccherà verosimilmente a Bernaschina oppure a Boban. Tarda l'esecuzione di questo calcio di punizione. Ecco il tiro improvviso e la palla in rete. Il Chiasso è andato in vantaggio con il tiro di Boban. Sono trascorsi neppure 2 minuti. Rivediamo una pennellata, un tiro bellissimo, niente da fare per il portiere. Chiasso 1, Grenken 0. Le due squadre sono rientrate con gli stessi giocatori che hanno disputato il primo tempo. Bernaschina dà all'indietro, raccoglie e avanza Werder. Poi Bernaschina che dà a Boban, autore dell'unica rete finora realizzata dai rossoblù. Boban, elegante palleggio, perde la sfera che ora è recuperata da Kjesslin. Il lancio a destro per Paradiso. Paradiso che si è spostato in avanti e inseguito da Moser. Lo supera. E poi c'è il colpo di testa di Sain su cross e la palla va in rete. Rete convalidata, c'era stato uno sbandieramento del guardialino e rivediamo il cross di Paradiso, di testa Sain, infila l'angolo, palla imprendibile per il portiere, Chiasso 2, Grenken 0, ha segnato il raddoppio Sain. In avanti ora il Grenken. La palla è di Reutlisberger, non riesce a penetrare però la formazione solettese del Chiasso, ora che si riporta nella metà campo avversaria con l'avanzata di Boban che serve Sain. Bella l'apertura a destra per Paradiso, il cross, deviazione e ancora una volta è Sain che infila di testa e firma la rete del 3-0. L'abbraccio dei compagni, rivediamo il perfetto cross dalla destra di Paradiso. Sain a tuffo indovina lo stesso angolo. Chiasso 3, Grenken 0. Rivediamo dal basso, suggestiva questa immagine. Siamo al 17° minuto, Chiasso 3, Grenken 0. Barriera organizzata, costruita dai rossoblù. Poi c'è una finta e la punizione non viene ancora battuta. Prisbilo che lancia in avanti e bella la parata di Bizzoggero. Poco mentre stiamo entrando nel penultimo minuto di gioco, effettuata dal portiere del Grenken con la collaborazione di Gunia. Rinvio dalla linea laterale di Bernasconi con tentativo di servire Junior, è intervenuto però Bruder mentre la telecamera inquadra Junior, la palla è fuori. Sain lascia il campo non inquadrato, in questo momento salutato con l'ovazione dei suoi sostenitori. Palla sempre nelle retrovie del Grenken in questo finale di partita, passaggio all'indietro, ecco Sain che va anzitempo negli spogliatoi. La palla è andata dal portiere a sinistra verso il numero 7 Shetla. Ora è alla difesa del Chiasso, la partita si è ormai spenta in questo finale, non si attende altro che il fischio dell'arbitro Barmettler. Il Chiasso si assicura altri 2 punti che lo mantengono in corsa per la promozione e li ha ottenuti direi con una prestazione del tutto autoritaria, dominando l'avversario praticamente per tutto l'arco dei 90 minuti che sono scaduti in questo momento. Il fischio finale del signor Barmettler al comunale di Chiasso. I rossoblù hanno nettamente vinto la partita col Grenken, ma alcuni giovanissimi tifosi entrano in campo a sventolare le bandiere rossoblù.
3-0 il punteggio con le reti di Boban al secondo minuto, di Sahin al primo e al settimo del secondo tempo. Squadra da elogiare in blocco, prestazione che definiremmo perfetta. Eccomi con Boban, giovane jugoslavo del Chiasso, fratello di un grande fratello, che stasera è particolarmente contento, credo, perché ha anche segnato il suo primo gol, è vero? Sì, sono felice, ma soprattutto sono felice perché abbiamo vinto e siamo così un passo dalla Serie A. Una bellissima punizione, ha guardato Koeman alla televisione? No, abbiamo fatto sull'allenamento e così ho fatto, è successo. Boban è un giovane giocatore, che cosa vede nel suo futuro? C'è un futuro rosso-blu? Sì, io voglio rimanere in Chiasso e sarò felice che andiamo in A. Ma il Chiasso stasera poteva segnare anche qualche gol di più, che sarebbe stato prezioso per via della differenza reti in caso di parità. Avete sempre insistito per segnare oppure sul 3-0 avete un po' rallentato? Non credo, ma abbiamo sbagliato perché c'è un po' stanchezza, perché siamo alla fine del campionato e è così. Mi pare però che sia stata una delle migliori prestazioni del Chiasso quella di stasera. Secondo lei, se il Chiasso avesse sempre giocato così, avrebbe magari già la promozione in tasca stasera? Credo che sì. Ecco, che cosa deve ancora migliorare in questa squadra che mi pare abbia già raggiunto un ottimo livello? Dobbiamo vincere soltanto l'ultima partita e è finita. Ma io penso anche per il futuro, per la prossima stagione, cosa ci vorrebbe ancora di più? Ancora abbiamo una partita e dopo vediamo.